Allora, dobbiamo andare sui festeggiamenti dell'Inter e la Fiorentina. Un saluto. Oh, ragazzi. Perché non ti sei inquadrato, ma quella sulla donna che ha pecorina, quanto ti sei messa lì, Andrea? Allora facciamo entrare l'uomo che aveva previsto questo giorno qui in piazza prima di tutti. Buonasera al maestro Fabio Bergo. È quel giorno lì, è quel giorno lì, maestro. Ma perché non è in piazza? Che ci vanno 2 ore per arrivare a 3 per tornare. Uno che abita a Colica. Non ti si sente Fabio, che non... Fabio, tutto giusto. Fabio. Bravo Fabio. Fabio, sei mutato, sei mutato. Fabio, non c'è questa festa, sta sbagliando dentro. Cara. Buonasera, ciao a tutti. Buonasera maestro. Ciao Fabio. No, sono raffreddatissimo, ma la vera festa è stata veramente per me quando si vince matematicamente, che abbiamo fatto le 6 con la pioggia. Oggi è una festa bellissima, ma allora, non c'era nessuno l'altro giorno. L'altro giorno chi c'era in piazza? Stavi solo tu. No, c'eravamo tutti, eravamo quelli che dovevano essere. Cioè i milanesi. Eravamo in tantissimi. E adesso non sei andato a festeggiare. Minchia, Di Marco capo ultras proprio, eh? No, sono malaticcio. C'è questa, poi ci sarà comunque l'altra festa con la Lazio, con la Coppa. C'era la festa matematica, questa era la festa dell'Inter, poi c'è quella della consegna della Coppa con i cantanti e poi la cena in Piazza Castello. Chia Fabio, ma fai domande, ma l'alimentazione sta sempre male. Ma stai male? Sì, sono raffreddato, ma non è che sto male, però diciamo che stavo meglio l'altro ieri. Ma è stata a fare tarda notte proprio per i festeggiamenti? No, sono andato a fare lunedì notte sotto l'acqua. Abbiamo fatto le 6 sotto l'acqua a camminare sui vetri e eravamo, non, come dice lo chef Franco, non eravamo così pochi ed è stata una nottata lunghissima e ci siamo lavati. Poi mercoledì sono andato a vedere l'Atalanta. Che maglietta hai? Ho una maglietta di Domenico della Milano da bere di Zenga, Bergomi e Berti. Bellissimo. Allora, un attimo che salutiamo gli amici del Napoli che sono stati con noi della Roma. Grazie Francesca, grazie 11 metri. Andrea, fammi salutare. Ci vediamo da 30 anni. Da 30 anni ci vediamo. No, volevo dire una cosa solo. Massimo, un bacione a Rachele. Grazie mille. Grazie. Anche allora ci uniamo anche noi, Massi, assolutamente. Grazie. Bandi cuori per Massi. Ciao Massimo. Ragazzi, ciao. Allora, ciao. Ciao a tutti, buona continuazione. Ciao. Buona continuazione, prego. L'altro giorno ho incontrato una persona. No. Sì. Uomo o donna? Ho parlato a lungo. Abbiamo parlato. Vi faccio vedere chi ho incontrato. Uomo o donna? Uomo. Pesante. Che fa diversi? Azzo. Antonio Conte al Napoli. Non ci credo. Ufficiale? Tremate. Ma quando è ufficiale devi fare così, eh? Mission Fabio, complete. Fabio, hai sentito, Fabio? Oh, già sta male. Non so se sia in direzione Napoli, ma da Napoli in un sacco di fonti, oltre a Di Marzo, avevano detto così. Più che altro io l'altro giorno, cos'era? C'era anche Augusto, insomma, un po' ovunque, su Twitter, sui vari social, nei programmi, avevo detto che non era vero, che anche a me mi ha colpito quello che mi hanno raccontato in profondità sul Ibra comandante, che non vuole Conte, insomma, tra le scatole, e ha ribaltato tutto, mi hanno spiegato tutto e in effetti sta andando così, perché comunque sembra che ormai sia fatta con il Napoli. Pesante. Allora, sembra non andare al Milan, esatto. E però sul Milan vi dico una cosa, a me non hanno detto Lopetegui, quando mi hanno detto che Ibra non voleva Conte, a me hanno detto che Ibra vuole solo Van Bommel e sta spingendo per lui, poi non lo so, vediamo. Con Antonio Conte è scudetto? Don Fra. Che mangiamo con Conte, voglio.
Ma vedi, no, adesso giustamente pari con De Conte, no, importante, felici, no? Ma colui che oggi stava così a rigore d'Osimhen, ma non poteva fare l'anno prima? Non poteva fare, sei d'accordo con me? No, quella continuità ne la potevi da un anno prima, invece te svegliate un anno dopo. Giusto. Ma lui quando fa, quando si rende conto di quando ha uno sbagliato, che ce ne sbatte sempre la testa, amico mio, uno che ce ne sbatte sempre la però testa, anche imprenditorialmente, raga, non ha capitalizzato così tanto, cioè almeno vendi Osimhen, rifai la squadra da zero, cioè, sì, ma lui ci perderà tantissimo anche senza l'entrata in Champions, quindi sì. Cioè proprio non l'ho capita, non c'è mosso bene. Vendi da Osimhen, già che vendi Osimhen fa un gran mercato il Napoli, solo che vendi Osimhen. Di Napoli si pensava che togliendo due o tre giocatori in Napoli era... Si è sentito onnipotente, capo, sì, di tutti, abbiamo vinto lo scudetto, possiamo permetterci di fare tutto, in realtà no. Io non dico che doveva vincere lo scudetto. Maestro, che cos'ha che la vedeva annaspare un attimo, tutto bene? Non respiro un cazzo, porca domenica, non lo so. Fabio il Vix, che c'erano, questa è la pioggia che hai preso al Duomo. Questo è lunedì, no, non so lunedì. Poi mercoledì, che non è mai successo, sono andato a vedere l'Atalanta che mi avevano invitato. Quindi mercoledì, tutto conciato, tutto fatto, sono andato a vedere Atalanta Fiorentina. Meno male che non è finita, che faceva freddo ancora, quindi altra legnata. E poi sono crollato. Sì, però io stavo martedì a Milano, ma non c'era nessuno in Piazza Duomo. Cazzo. Martedì pomeriggio, cioè noi abbiamo festeggiato. Guarda che qua lavoriamo, Milano. No, per favore. No, non lavoriamo, però festeggiamo. No, ho detto che sono serio. Cioè, non c'era nessuno. Un po' miracolo che fossimo in tanti in centro, ma poi martedì. Tra l'altro è vero. Atalanta. Ti è venuto a vedere il calcio spettacolo, Fabio, mercoledì. Siamo abbracciati, quanto ci siamo divertiti. Abbiamo anche litigato con Belotti. Che... Ma Sonzo, ma mercoledì ogni pianti l'hai visto? Prima della partita, ha voluto fare l'incontro prima, così era a posto, no? Ci vediamo prima perché poi ho fretta, devo tornare. Che grande. Sciale, l'hai visto a Inter Torino o no, te? Allora vi salutiamo. Non ho visto, però mi hanno detto un altro rigore regalato. Ho visto una partita di merda. Come un altro rigore, come un altro rigore regalato. Ho sentito nella chat qua un altro rigore regalato. Vabbè, un rigore nettissimo, ha preso la gamba. Sei pronto, Gu? Quest'anno sono stati in tanti. Capiremo con sto rigore, se c'è rigore da lì, non so come ci gira. Ma il rigore è nettissimo proprio. Nettissimo. Vediamo il nettissimo. Io non proprio visto. Dai, voglio vedere. San Siro si veste a prendere le rigore di Torino. Questo è il rigore. Terna arbitrale per la prima volta. Grandi le donne. Grandi le donne. Puntatura in area. Altra finta ancora a Turam. Anche Flavia ha fatto un bel commento. Maria. Quante ne mancano? De arbitro. È questo il rigore? Ah no. Sapata è buono il controllo. In area Sapata, Sommer mette entrambe le braccia per rispondere alla potenza di Duvan Sapata. Tu cross da fermo, Sapata, brivido autentico per 83. Sommer, giocata codificata dal turno, cross di Bellanova, testa di Sapata. Mangio poi dire ai napoletani che sono in 400.000 in Duomo e che di martedì la gente lavora giustamente. No, allora. E non è neanche un vato comunque lavorare, se proprio vogliamo dirla tutta. Comunque, meno 80. Ha perso Mkhitaryan anche a spazio. Accelera Mkhitaryan. Contatto. Grazie, Nick. Giallo per Tamez. L'attesa di Maria Sole Ferrieri Caputi. Boh. Ha visto, valutato e decide che non è giallo, ma rosso per Tamez. Pesante. Barella. Precine. Vai a dire qualcosa. Lautaro. Precine. Prova a farsi spazio fuori da Mkhitaryan, di prima per Çalhanoğlu. Anche col sinistro. Akan Çalhanoğlu
fa festa. Giocatore meraviglioso. Sotto la Naga, nel primo tempo non c'è nei highlights, ma c'è Turan che gli para un tiro. Numero 12 in campionato. Gli para un tiro, bravo, gli para un tiro che era nell'angolino. Minchia. Ma chi è il Cialanoglu? Così si quello. Pronuncia. Così si pronuncia. Si pronuncia così, Cialanoglu? Così. Ancora per Turam. Calcio di rigore per l'Inter. Non è netto questo rigore, non lo so. Va Cialanoglu! Non sbaglia e continua a non sbagliare. Va in doppia cifra. Solo con i calci di rigore. Sono 13. Grazie Francis, entra pure se vuoi, che siamo sull'Inter. 13° rigore di fila raggiunto. Pazzini. Sanchez si muove bastoni. Che rigorista, ragazzi. Toccato Lautaro. Lautaro respinto, poi Barella, Milinkovic-Savic. Vabbè, il rigore c'è e il rosso che è imbarazzante, dicono in chat. Vede la porta Sanchez dentro, Frattesi, De Vrij, Lautaro, Milinkovic-Savic. Tra l'altro Torres anch'io so sono che d'accordo, è troppo penalizzante. Cioè, festa non è un rosso cattivo, è troppo penalizzante per la squadra. 2-0 il Torino. Ma anche perché Fabio l'altro centrale. Un attimo che saluto Shalabum. Aspetta che saluto Shalabum e lo chef. Grazie di essere stati con noi, ragazzi. Buon proseguimento. Buona serata a tutti. Ciao Shale, ciao chef. Shale, Shale, ma lei, scusi un attimo, ma lei è confermato nei Muchachos? Aia. Sì. Vedrete. Ma siete messi, siete messi bene, Enzo? Siamo messi bene. ci sarà qualche ufficialità nei prossimi giorni. Vabbè, dai, l'importante è migliorare la posizione, da penultimi a terzultimi, dai, almeno miglioriamo la posizione. Ma 20 poche partite, dai. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao a tutti, ciao. Spammate il canale per favore, ragazzi. Anna Paolella, la panchina si addorme, si fa certi sonni. Ma chi? Allenatore loro. Così all'improvviso, così all'improvviso. Buonasera. Ciao a tutti, ciao. Meno 83. Che scrivono storie Emily e 11 metri, che è successo? Non lo vedere, ma tanta non... roba, l'ho vista, tanta roba. L'ho vista. Cioè, bravissimo, sempre informato Spadoni. Prego, Spadoni, ci narri. C'è una storia, di loro due insieme in una macchina. E poi... Pesante. Itinerario che non torna, perché Emily andava a vedere la partita. Sì. A Milano. Si fa interessante quella cosa, sì. E pare, cioè, perché è andata, cioè, che ci fa a Roma? Cioè, lui non era a Milano. 11 metri. Quindi tu che idea ti sei fatto? Mi vedo una bella coppia. Vedo una bella coppia, vedo l'occhio assassino di 11 metri. Ma quale? Il padre? Ma il padre o il figlio? No, io secondo me Emily è più da babà. Ma vedi più la roba dei Spurghi? Salutiamo Emily, tra l'altro. Una roba molto più. L'hanno levata questa storia, perché non la vedo? O mi hanno bannato? Come l'hanno bannato? È passata. Chissà che cazzo stai vedendo, Don. Dai, Don, tanto non. Don, non connette, guardala come sta. Oh, il capezzale da una parte, dall'altra abbiamo. Guarda quell'altro, non riesce a respirare. Ma che è diventata Lazzaretto sta live? Aspetta che voglio vedere. C'è un TikTok anche, Don, vai a vedere un TikTok di 11 ma metri. Ma che cazzo c'è prega del TikTok di 11 metri da dove? Dai, su. Fabio, questo qua è Twitch dell'Inter. I tifosi non hanno mai mollato. Come? Nemmeno oggi. Quanto ci hanno messo, Fabio? La festa? Ah. Sono partiti veramente alle 4 in punto, 4:10 da sottopasso. Sono arrivati in 7 ore, dicono. Sì, 7 ore. Alle 11 meno un quarto. Ma quanti chilometri sono? No, ma non sono tanti. Ho fatto City Life, Piazza Firenze, Sempione, il parco, e poi hanno fatto l'Inter, e Turati, Manzoni, Scala Duomo. Saranno 8-9 chilometri a Passo Duomo, e io penso che anche i giocatori a un certo punto erano sfiniti. Poi avranno i bagni in quei pullman lì, ma hanno fatto veramente 6-7 ore. E poi sono scesi. Metti il video mio, Pancio. E sono andati andati subito sopra a cantare ancora per un'altra ora. Si
Però è stata una festa. L'anno scorso il Milan aveva vinto a Reggio Emilia, quindi erano arrivati poi in Duomo dopo. Questa è una festa che ha attraversato tutta la città, è stata veramente un evento bellissimo. Poi sotto l'Inter sono partite un po' di musica rap, eccetera. In Duomo è stato fantastico, i discorsi dei calciatori. Cioè non è stato un eccesso, eccessiva. Il primo coro con Hernandez di Marco ha fermato tutto e... è stata una bella festa, ho visto che c'erano i bambini in prima fila tra le tre. Forse Inter cuore nero, cuore azzurro. Più ordinata, diciamo, dell'altra serie. Un attimo, scusate. Buonasera, un uomo che era in piazza. Dopo 18 anni è tornato a uscire. Buonasera, Francis Tower. Buonasera. Francis, ma sei stato in piazza davvero? Sono stato prima in piazza, poi sono stato in Sempione, poi sono stato dappertutto. Ma ti sei tagliato i capelli? Francis, ti sei tagliato i capelli? Accendine uno dentro. Facci vedere, accendine. Mamma mia, a Renzuccio, è proprio il birbandino. Mamma mia. Accendi il fumogeno dentro la stanza, dai. Francis Tower. Grazie Francio. Oh, quanto siamo? Meno 81. Forza Mecenati. Servi Roberto. Grazie ancora per prima. Allora, un secondo. Scusate. Signori. Signori qua, grazie. Buonasera, buonasera la Fiorentina che stende il Sassuolo e lo manda quasi in Serie B. Mi dai il due bastoni? Mi dai il due bastoni? Cos'è il due bastoni? Vabbè, asso là, come cazzo, due bastoni uguali, cambiamo. Pesante questa, eh? Ricordati, amico mio, quello che ti ho detto io. La Roma, se tutto va bene, arriva a sesta, se tutto va male, arriva a settima. Ricordati quello che ti ho detto. Occhio, occhio che arrivate settimi o sesti, occhio, occhio, amico mio. E mi dovrei preoccupare di te io? No, di meno, io arrivo ottavo, no, non è un problema. Agli amici lazialotti, che li avete preso tanto per il culo, occhio che arrivate settimi o sesti. Sesti o sesti. Però, che pavido di merda. Dato che lei è un po' ciarlatano, c'è un amico qui presente in chat che lei pensa sempre alla Roma, però mercoledì sera nel post partita mi hanno detto... Oggi abbiamo vinto, che mi metto a parlare di che oggi abbiamo vinto? Lasciamo, oggi... è noioso parlare oggi della Fiorentina, come contenuto sarebbe noioso. Abbiamo vinto il campionato, cioè Fiorentina sa solo che cazzo è in culo. Parliamo delle cose che mettiamo un po' di pepe. Occhio che avete fatto gli sbuffoni in queste settimane, se non arrivate in Champions League e ci arrivano i lazialotti, occhio. Meno male che sti problemi ti fa solo Defla. Te non ci credi, Augusto, eh? No, ovviamente una volta che... C'è qualcuno che crede nelle parole di Flavio? Non so se puoi rimettere un attimo la classifica, please. È la matematica che parla, non parlo io. Se qualcuno sa fare due conti e guarda il calendario che ha la Roma, il calendario che ha la Lazio, il calendario che ha l'Atalanta. Com'è la canzone? Com'è quella canzone che fa Dea Magica? Dea... Com'era? Guardate il calendario. Guardate che ha il calendario che ha l'Atalanta, guardate il calendario che ha la Lazio, guardate il calendario che ha la Roma. E ditemi quante possibilità ha la Roma di andare in Champions League. Tu l'hai visto il culo che c'ha la Roma, però, fratello caro. Cosa vuole dire, Villani? Ciao Flavio, ciao. Quattro bistecche hai preso mercoledì. Sì, non è un problema, Villani, non è un problema. Allora. Si vince e si perde nel calcio. Si vince e si perde. Allora, in questo momento la Roma potrebbe essere attaccata dalla Lazio, l'unica. Sono 4 punti, eh. Quante partite sono? L'Atalanta c'è una partita in meno, eh. C'è una partita in meno contro di noi, l'ultima giornata. Vabbè, mazza. Come l'ultima? Giochiamo il 20, giochiamo a fine maggio o a giugno. Sì, quindi è campionato finito ragazzi, che inizio europeo, che follia, comunque quella è una follia veramente, giocano a Ferragosto.
No, vi posso dire, raga, ora al di là delle polemiche, ci piacciono, non ci sono alternative, cioè non è che è una scelta. Essendo Tronto, state cioè, tutte e la... due in Coppa Italia, che Conference Europa League è esatto. L'unica opzione. Cioè noi non siamo la Roma che dalla Coppa Italia è uscita nel 15-18 e quindi giochiamo tutte le settimane. Minchia, la punzecchia spesso. Io mi stupisco ancora, Andrea, che su CV si faccia parlare ancora il calcio minore. Cioè, facciamo, diamo spazio, ma se diamo spazio a chi è ottavo, guarda nono, che se tu arrivi settimo, guarda che se tu arrivi settimo, io quest'anno io hai Andrea, fatto una Andrea, brutta figura da un punto di vista mediatico. Andrea, dato che facciamo parlare anche chi arriverà ottavo, nono, decimo, buttato lì, insomma, alla rinfusa, allora diamo spazio pure, che so, al Torino. Forza, che sarebbe bello. Emily è sempre presente. Diamo spazio a tutte queste squadre qui, tanto l'equivalente è quella di Firenze, cioè fondamentalmente. Ma ragazzi, perché non mi rispondi nello specifico? Grazie, e non perdo tempo con le tue stronzate, non perdo tempo da un antiromanista. Siamo a metà, ragazzi. No, non perdo tempo, capito? Mi dissocio, ovviamente salutiamo Flavio, un abbraccio a Flavio ogni santo. No, no, però no, sta cosa non va bene. Cioè, ogni santo tu non sa manco come si fa a essere antiromanisti, parliamoci chiaro. Ah, quello devi a scuola da te, quello devi a scuola da te. Ma perché dici che non ci può arrivare? Scusami, la Lazio. Ragazzi, guardate il calendario. No, ma io non è una questione di calendario, non credo che la Lazio le vince tutte. E non credo che la Roma faccia così cagare. Io penso la Lazio ne possa sicuramente, secondo me perde a Milano con l'Inter, le altre le può vincere tutte, forse la più difficile è quella domenica col Monza, però secondo me non bastano.